Buonasera a tutti, sono Beatrice, la responsabile del centro d'ascolto per l'assistenza legale Caritas e coordinatrice del manuale dei diritti. Molti di voi li conosco già e vi saluto e ringrazio per la loro presenza, gli altri ben arrivati. Come ha detto prima Alberto, quest'anno le formazioni saranno una volta al mese, l'ultimo mercoledì, e i temi saranno scelti insieme a voi. Se avete delle esigenze particolari, degli argomenti particolari che volete approfondire, potete mandare una mail alla NALC, Nucleo Assistenza Legale Caritas. Alla fine della presentazione ci sarà una scheda dove ci saranno tutti i recapiti per l'ufficio e anche l'indirizzo email. Le parrocchie, le prefetture o i settori che hanno necessità invece di fare delle formazioni specifiche sia su come funziona il nucleo assistenza legale Caritas, sia per quanto riguarda gli argomenti del manuale dei diritti, possono mandare sempre una mail e chiederci un incontro, diciamo, personalizzato sulla base delle proprie esigenze. E adesso do la parola a uno dei relatori del manuale dei diritti, l'avvocato Chimena Cassanello, che ci presenterà le due schede di questa sera, che è l'assegno di inclusione e la formazione lavoro, che prenderanno il posto del reddito di cittadinanza dal 1 settembre del 2024. Chimena, do la parola a te, condivido lo schermo. Ci sono, mi sentite? Ah, ok, sì, bene. Allora, buonasera a tutti. Intanto mi presento, sono Chimera Cassanello e faccio parte del piccolo nucleo che si occupa del NALC, ma del piccolo nucleo che si occupa del manuale dei diritti. E stasera presenterò appunto queste due schede che sono, come ha detto Beatrice, l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e lavoro. Sono due misure che, penso ormai, lo sappiate tutti, il governo ha introdotto in sostituzione del reddito di cittadinanza, che come sappiamo ha subito delle grandi restrizioni nel corso di quest'anno, ma dal 1 gennaio 2024 non ci sarà più. E non ci sarà più, ma appunto viene sostituito da assegno di inclusione. Partiamo subito dall'assegno di inclusione, direi. L'assegno di inclusione è una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale per le fasce deboli della popolazione. Qui vorrei già fare una distinzione tra la prima e la seconda misura, quindi l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro, dicendo che mentre il primo, come vedete, è stato pensato proprio per le fasce deboli della popolazione, il secondo per le persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa. Quindi questa è già una prima differenza, non da poco. Il decreto lavoro l'ha introdotta a maggio di quest'anno, poi la legge di conversione di luglio, e decorrerà l'assegno di inclusione dal 1 gennaio 2024, nel momento non c'è, mentre il supporto per la formazione e lavoro è già operativo dal 1 settembre. Dunque, vediamo subito a chi spetta l'assegno di inclusione, poi in che cosa consiste. Allora, intanto una cosa da chiarire è che spetta al nucleo familiare, non al soggetto, quindi poi vedremo le varie distinzioni in capo a chi devono sussistere i requisiti, al nucleo, al richiedente, perché ci sono cose che potrebbero ingenerare confusione. Quindi è riconosciuto a richiesta di un richiedente, ma spetta al nucleo familiare, dove siano presenti almeno o al contempo un disabile, un minore, uno over 60 anni, e un componente in condizioni di svantaggio preso in carico dai servizi sociali, in pratica. E anche le donne di vittime di violenza, che come sappiamo possono ai fini ISE costituire, e ai fini dell'accesso all'ADI, costituire un nucleo familiare indipendente da quello del marito, e quindi possono accedere a percorsi di inclusione personalizzati. Dunque, in che cosa consiste? Diciamolo, è un sostegno economico, quindi è
È un sostegno economico, ovviamente, ma non solo, perché favorisce anche l'inclusione sociale e lavorativa di queste persone in condizione di debolezza, che possono quindi possono e devono aderire a un percorso di attivazione, inclusione sociale e lavorativa personalizzato, lo vedremo poi, cioè i servizi sociali individuano un percorso personalizzato sia per il nucleo che per i singoli componenti del nucleo. Qui andrei avanti e vediamo subito i requisiti. I requisiti per accedere al beneficio si dividono in requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, economici e un gruppo più ampio di, lo chiamiamo, altri requisiti per adesso. Tutti devono sussistere in via cumulativa, ossia quello di cittadinanza insieme a quello di residenza, ma insieme anche ai requisiti economici e agli altri requisiti. Quindi non è che basta la residenza senza il sarebbe possibile. Comunque, devono sussistere tutti dal momento della domanda e per tutta la durata del beneficio. Vediamo la cittadinanza. Allora, la cittadinanza in capo, questo requisito è in capo al richiedente, che deve essere o cittadino italiano o di un altro paese dell'Unione Europea, oppure un familiare di cittadino italiano o di un altro paese dell'Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Cittadino di paesi terzi, extra UE quindi, con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure chi ha lo status di protezione internazionale o l'apolide con lo stesso tipo di permesso. Insieme alla cittadinanza è necessario possedere il requisito della residenza da almeno 5 anni nel territorio italiano, di cui gli ultimi due in via continuativa. Allora, chiariamo subito che cosa vuol dire in via continuativa, perché si intende continuativo il soggiorno, la residenza in Italia per 2 anni, ma viene interrotta appunto dall'assenza in costanza di residenza, quindi dall'assenza dal territorio per 2 o più mesi consecutivi, oppure per 4 mesi anche non consecutivi, ma nell'arco di 18 mesi. Questo fatto gra salvo gravi e documentati motivi di salute. In questo caso ci si può assentare dal territorio, solo in questo caso. Dopodiché passiamo ai requisiti economici. Allora, i requisiti economici, anche questi sono richiesti congiuntamente, quindi ISEE, reddito familiare, patrimonio immobiliare, tutti congiuntamente, però questi in capo al nucleo, quindi non al richiedente, non al soggetto che richiede, ma in capo al nucleo. Perché il nucleo familiare deve presentare un valore dell'ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro. Un reddito familiare non superiore a 6.000 euro annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Poi, se abbiamo tempo, vedremo che cos'è questa scala di equivalenza. Questo reddito familiare, che non può superare i 6.000 euro annui, può superarli e quindi raggiungere non oltre i 7.500 euro l'anno se nel nucleo familiare sono presenti tutti over 67 anni, quindi supponiamo moglie e marito che hanno più di 67 anni, oppure almeno un over 67, ma tutti gli altri in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, grave però disabilità, e tutti. Poi il patrimonio immobiliare non deve superare 30.000 euro. In questi 30.000 euro, però in Italia e all'estero, però in questi 30.000 euro non è compresa la casa di abitazione se di valore IMU non superiore a 150.000, se il valore IMU non supera i 150.000 euro, altrimenti si ricomprende. Il patrimonio immobiliare, invece, sempre come definito ai fini ISEE, non deve essere superiore alla soglia di 6.000 euro, ma anche qui. Questa soglia viene accresciuta di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, quindi che diventa 6.000 euro se il nucleo familiare è composto da una persona, 8.000 se è composto di persone e 10.000 se è composto da 3 o più persone, il massimo. Però viene ulteriormente incrementato di 1.000 euro per ogni componente minorenne successivo al secondo, quindi al terzo figlio,
e di 5.000 euro per quindi diventa 5.000, 10.000 per ogni componente in condizione di disabilità e 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Poi, nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere la disponibilità di beni mobili, di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cavalli o motoveicoli superiori a 250 cavalli immatricolati la prima volta nei 36 mesi anteriori alla domanda. Perché distingo tra intestatario o avere piena disponibilità? Perché non è la stessa cosa. Perché, per esempio, nel caso di un leasing si può essere non intestatari, ma averne la piena disponibilità. Quindi è importante questo. Oppure anche non essere intestatario, avere la disponibilità di navi, imbarcazioni da diporto, aeromobili. Tutti questi beni, tutti questi redditi e beni patrimoniali che eventualmente non siano compresi nell'ISE devono essere comunque dichiarati, perché poi devono essere valutati ai fini del riconoscimento dell'ADI. Assegno di inclusione si chiama ADI. Gli altri requisiti. Allora, gli altri requisiti, e anche qui bisogna distinguere in capo a chi, perché il primo è non essere sottoposti a misura cautelare personale. Ora, chi? Il nucleo, il richiedente. Qui allora, il decreto parla di beneficiario, dice il beneficiario non deve essere. Beneficiario è il nucleo, quindi, però io qui sinceramente mi sento di. Non so, propongo anche Beatrice, si potrebbe fare un quesito all'INPS perché non è chiaro, spesso le leggi. Quindi misura cautelare personale né misura di prevenzione e non devono esserci sentenze definitive di condanna ai sensi del 444 codice di procedura penale, questo articolo è quello che disciplina il patteggiamento. Che siano intervenute nei 10 anni antecedenti alla richiesta. Qui c'è una differenza con il vecchio reddito di cittadinanza, perché se qualcuno se lo ricorda, o stava alla concessione del reddito di cittadinanza solo aver avuto sentenze definitive di condanna per reati molto gravi, invece qui per qualsiasi tipo di reato. Poi, nessun componente del nucleo familiare che abbia l'obbligo, adesso vedremo perché alcuni componenti del nucleo familiare hanno l'obbligo, quelli attivabili al lavoro, praticamente quelli tra i 18 e i 59 anni, hanno l'obbligo di seguire queste attività lavorative che gli vengono proposte. Quindi nessuno di questi deve essere disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi prima, nei 12 mesi successivi a queste sue dimissioni, salvo ovviamente le dimissioni per giusta causa e salvo quei casi di licenziamento che sono previsti dalla legge per il datore di lavoro, che ha i requisiti dimensionali per licenziare per motivi oggettivi le aziende in crisi, diciamo. E poi non risiedere presso strutture a totale carico pubblico. Comunque queste persone, se ci sono nel nucleo soggetti che risiedono a strutture a totale carico pubblico, non sono conteggiati nella scala di equivalenza. Quindi questo è il motivo. Quanto dura questo beneficio? Dura 18 mesi, quindi un anno e mezzo, però rinnovabili di 12 mesi, quindi la prima volta 18, poi di 12 mesi in 12 mesi, ma tra un rinnovo e l'altro deve sempre intercorrere un mese, cioè vi è una sospensione del beneficio per un mese. Questa è una cosa importante poi da ricordare, poi ne parleremo anche nelle cause di decadenza, che il nucleo deve comunicare appena di decadenza ogni variazione che riguarda le condizioni e i requisiti di accesso alla misura entro i 15 giorni dall'evento che modificativo di queste condizioni, tenuto conto che in caso di variazione del nucleo familiare è sempre necessario presentare la dichiarazione sostitutiva unica entro un mese dalla variazione. A quanto ammonta il beneficio? Abbiamo detto un sostegno economico, quindi è un'integrazione del reddito familiare fino a 6.000 euro, no 6.000 euro, fino a 6.000 euro, perché questa integrazione poi viene commisurata in base ai vari requisiti di reddito, ovviamente, o tipo di soggetti che fanno parte del nucleo familiare, quindi fino a 6.000 euro o
massimo 7.560 euro se, come ho detto prima, nel nucleo sono presenti tutti i componenti over 67 anni o un over 67 e tutti gli altri in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza. Oppure un'integrazione del canone del reddito per i nuclei familiari che risiedono in un'abitazione concessa in locazione con contratto registrato, quindi occhio qui, bisogna essere residenti in quella casa e anche che il contratto sia regolarmente registrato, e l'importo che viene assegnato è fino a un massimo di 3.360 euro annui o 1.800 per chi per i nuclei in cui ripeto, ci sono solo over 67 o uno over 67 e tutti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza. Come viene erogato questo beneficio? Intanto si chiama assegno di inclusione, ma non è un assegno e ormai siamo nell'era degli strumenti di pagamento elettronici, quindi anche questo è attraverso la carta di inclusione. La carta di inclusione è uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile che viene consegnato entro, non l'abbiamo viene consegnato entro 7 giorni la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, vedremo poi cos'è. La carta viene consegnata presso l'ufficio postale, sostanzialmente gli uffici preposti, e il beneficio è disponibile entro un mese invece dalla consegna della carta. E con questa carta è possibile, oltre a soddisfare non ancora, ma insomma quando andrà a regime, le esigenze previste per la carta acquisto, si faranno prelievi in contanti di massimo 100 euro mensili per singolo individuo moltiplicato per la scala di equivalenza o il bonifico mensile di cui ho parlato a favore del locatore per le famiglie che lo utilizzano quale integrazione del canone in locazione. Vediamo le modalità di richiesta. Allora, il beneficio viene richiesto con modalità telematiche, solo telematiche, tramite il sito dell'INPS o i patronati. Dal 1 gennaio 2024 sarà possibile anche presso i CAF, ma attenzione, attenzione, solo presso i CAF che avranno stipulato una convenzione con l'INPS per questo, e questo lo dico e lo sottolineo. Perché presso i CAF è facile, diciamo, che vogliano vendere un po' di tutto, quindi scusate, bisogna accertarsi che siano quel CAF abbia stipulato questa convenzione con l'INPS. Dopodiché che succede? Una volta inviata la domanda, l'INPS informa il richiedente che se vuole accedere al beneficio dovrà iscriversi presso il SISL. Il SISL è il Sistema Informativo Integrato per l'Inclusione Sociale e Lavorativa. È una sorta di gigantesca banca dati dove confluiscono tutte le varie banche dati, centri di impiego, centri, le aziende per il lavoro, i centri per il lavoro, eccetera. E quindi bisogna iscriversi obbligatoriamente al SISL per sottoscrivere questo patto di attivazione digitale PAD e contemporaneamente autorizzare espressamente la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai vari centri per l'impiego e aziende per il lavoro agenzie per il lavoro, e entro 120 giorni da questa sottoscrizione si verrà convocati dai servizi sociali, tutto il nucleo familiare si deve presentare all'appuntamento presso i servizi sociali, perché i servizi sociali in questo modo individueranno i bisogni del nucleo e quindi creeranno un programma complessivo, quindi valuteranno sia i bisogni del nucleo nel suo complesso sia i bisogni dei singoli componenti per sottoscrivere il patto per l'inclusione. Entro i 60 giorni successivi, solo i componenti attivabili al lavoro dovranno invece sottoscrivere il patto di servizio personalizzato presso non i servizi sociali, ma presso il centro per l'impiego.
vengono avviati al centro per l'impiego. Quindi, che cos'è questo patto? Un impegno ad aderire a un percorso di personalizzato di inclusione lavorativa. E vedremo poi che cosa comporta il non seguire questo percorso. E poi tutti, ogni 90 giorni, devono presentarsi, non con modalità telematica, ma proprio presentarsi rispettivamente ai servizi sociali o ai centri per l'impiego se sono attivabili al lavoro e aggiornare la loro posizione, pena decadenza del beneficio, sospensione finché non si presentano e poi decadenza dal beneficio. Questo è un po' l'iter abbastanza complesso della richiesta. Ora vediamo quali sono i casi di revoca, sospensione e decadenza dal beneficio. Allora, intanto che cos'è la revoca? La revoca è il venir meno con effetto retroattivo, quindi dall'inizio, dalla data della domanda, del diritto al beneficio e conseguentemente l'obbligo di restituzione di tutti gli importi percepiti, se si sono percepiti e anche se si sono utilizzati. E ovviamente, oltre ai casi di essere incorsi in reati, la revoca può avvenire per omessa o mendace dichiarazione nella domanda del beneficio e anche in tutte le successive comunicazioni, quando bisogna comunicare, come ho detto prima, le variazioni del patrimonio, del reddito, della composizione del nucleo familiare. Quindi attenzione perché anche nelle comunicazioni si può incorrere, nelle mancate comunicazioni omesse o mendaci, si può incorrere nella revoca. La sospensione comporta invece l'interruzione dell'erogazione della prestazione al verificarsi di un determinato evento, adesso li elenchiamo. Ma anche la ripresa al venir meno di quell'evento. Infatti, se andiamo poi a vedere quali sono questi eventi, sono tutti eventi non definitivi. Perché vediamo, misura cautelare personale, che può cessare, essere revocata, provvedimenti non definitivi di condanna, persone latitanti o chiunque si sia volontariamente sottratto all'esecuzione della pena, la non ottemperanza agli obblighi di presentazione ai servizi competenti, anche questa si può sanare, ci si presenta, quindi sono tutti eventi non definitivi, insomma. E poi, questo anche è importante, perché è importante sottolineare che l'ADI non esclude la possibilità di svolgere un'attività lavorativa dipendente o autonoma, questo poi magari lo vediamo in serie di domande, ma entro 30 giorni dall'eventuale inizio di un'attività lavorativa dipendente in corso di percepimento dell'ADI, occorre obbligatoriamente comunicare all'INPS se il reddito percepito supera i 3.000, la soglia di 3.000 euro annui. E questo perché eventualmente l'entità del beneficio verrà modificata. Qui c'è da dire, ecco, volevo chiarire che quando la sospensione, l'evento che ha dato luogo alla sospensione diventa definitivo, per esempio provvedimenti non definitivi di condanna, si viene condannati, allora subentra la decadenza, si decade completamente dal beneficio. E anche che nei primi tre casi che vedete, misura cautelare, personale, provvedimenti non definitivi di condanna, latitanti, il provvedimento lo emette il giudice di sospensione del beneficio, non l'INPS. Il giudice nel condannare emette un provvedimento di sospensione dall'assegno di inclusione e lo comunica all'INPS. Quindi, se per caso poi il giudice revoca il provvedimento, è il richiedente che deve andare all'INPS e comunicarlo per riaverlo, e questo è importante. Quindi dicevo, diventa decadenza la sospensione quando l'evento che gli ha dato luogo diventa definitivo. E a questo punto la decadenza cos'è? Il venir meno dell'erogazione della prestazione dal momento del verificarsi dell'evento, con restituzione o meno, a differenza della revoca dove c'è sempre la restituzione di quello che si è percepito, qui con restituzione o meno di quello che si è percepito a seconda che l'evento che ha dato luogo alla sospensione e quindi poi alla decadenza si sia verificato all'inizio, prima di aver percepito alcunché o dopo, e anche questo comunque è intuitivo. I casi sono la condanna in via definitiva, quindi se vedete sono speculari a quelli della sospensione, quindi condanna in via definitiva del beneficiario per reati con pena non inferiore a un anno, il patteggiamento,
La mancata sottoscrizione del patto dell'inclusione o del patto di servizio, cioè praticamente si è sottoscritto il patto di attivazione, ma poi non si sottoscrive il patto di servizio personalizzato, o quando un componente del nucleo non si presenta presso i servizi sociali, perché abbiamo detto che entro i 90 giorni tutti si devono presentare, l'assenza ingiustificata di iniziative formative o iniziative di politica attiva, la mancata accettazione di un'offerta di lavoro per i componenti del nucleo attivabili al lavoro e le mancate o false comunicazioni che influirebbero sulla prestazione, ma qui sull'entità della prestazione, perché la prestazione, come ho detto, non si perde, ma viene ridimensionata, oppure la mancata presentazione di una DSU aggiornata in caso di variazioni intervenute nella composizione nucleo familiare. Oppure quando un membro del nucleo durante le attività ispettive viene trovato a svolgere un'attività di lavoro, come dicevo prima, senza aver comunicato non che lavora, ma il reddito sia superiore alla soglia di 3.000 euro, questo l'abbiamo detto. E poi questa comunicazione deve intervenire nei 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa. E qui c'è la sospensione se non interviene nei 30 giorni. Dopo 3 mesi, se persiste questa mancata comunicazione, decadenza. Quindi questo, si passa sempre, quasi sempre un po' prima per la sospensione per arrivare alla decadenza. Io ho terminato con l'assegno di inclusione, poi abbiamo qui una slide con i riferimenti legislativi per chi vuole. E, non so se vogliamo. Allora, Chimena, ci sono due domande arrivate sulla chat, due chiarimenti. Prima di continuare, forse Passiamo alle domande. diciamo queste, sì. Sì. Tanto c'è bisogno di cambiare le diapositive? No, continuano con queste. Allora, No, quando no. dicevi persone conviventi con la stessa residenza ma non sposate, costituiscono un unico nucleo familiare o due nuclei distinti? Se la residenza è la stessa, il nucleo familiare rimane lo stesso, anche in caso di separazione, questo lo dice proprio il decreto lavoro. È un articolo del decreto lavoro, se volete poi vi faccio avere anche il riferimento, anzi ve lo dico subito, dove dice esattamente questo, quindi tutti i casi in cui il nucleo familiare, se la residenza rimane la stessa, varia praticamente. Adesso faccio un'altra domanda e poi do la parola ad Alessandro che ha chiesto di intervenire adesso. Un attimo, la posizione, lo chiede Alina questo, la posizione penale riguarda tutti i componenti del nucleo familiare? Allora, l'ho detto quando abbiamo parlato di misure cautelari personali. Allora, il decreto parla di beneficiario. In capo al beneficiario non devono esserci misure cautelari personali, ma il beneficiario dell'assegno è il nucleo. Quindi, allora, ho detto prima, varrebbe la pena forse di fare un quesito all'INPS per questo. Io propenderei per la tesi per cui nessuno Il può. reddito di cittadinanza del beneficiario, in questo caso sì, anche in quel caso era del nucleo, ma sì, parlava della persona che non doveva Lo essere. so, però adesso è un po' cambiato, come ho detto prima, tante cose rispetto al reddito di cittadinanza, soprattutto nei reati, perché vi ricordate, ho detto prima, il reddito di cittadinanza non si poteva percepire solo per reati molto gravi, adesso per qualsiasi reato, quindi varrebbe la pena di capire perché. In via prudenziale direi nessuno, e potrebbe essere invece che si intenda solo il richiedente. Allora, ci sono Alessandro Izzi e Paolo Conte che hanno chiesto di intervenire. Vabbè, io sono Alessandro Izzi, parrocchia Santi Simone Giuda Taddeo. Buonasera. Mi sentite? Buonasera. Volevo chiedere questo. Quando ha detto che a carico del comune sono, diciamo, inclusi anche quelli che hanno le case popolari? Ah, per, dice, l'indennità. Sì, per l'indennità. Mi riservo di darle una conferma perché il decreto non lo dice, ma penso proprio di sì. Anche Ok. se, certo, avendo già una casa popolare. No, perché loro comunque non dovrebbero rientrarci in quanto loro percepiscono già, cioè loro Esatto. in realtà Non dovrebbero già proprio avere il hanno. diritto, no, perché non No, dovrebbero perché proprio lì si partire dice là. totalmente a carico e si riferisce alle persone che sono in istituti. Lo dico per esempio nei centri Caritas, quelli che sono ricoverati in un ostello che hanno già vitto, alloggio
da dormire non rientrano in questo caso. Non è no, no, io parlo di chi c'ha che paga l'affitto delle case popolari, insomma. Sì, però tra gli altri requisiti, come avete visto nella slide, abbiamo messo non risiede presso strutture a totale carico pubblico. Adesso totale carico pubblico è una cosa un po' diversa. Poi un'altra cosa. Essere istituti di cura, e quindi... Ok. Come si fa a sapere se il CAF ha la convenzione con l'INPS? C'è un elenco, c'è l'elenco dei CAF che hanno la convenzione con l'INPS. Perfetto, grazie. Ok. Buonasera, Paolo. Sono Paolo Conte, parrocchia San Carlo d'Assezze. Una questione molto, molto veloce. Io ho un cittadino italiano, oltre 60 anni, che è semplicemente stato senza fissa dimora perché una decina d'anni fa gli hanno cancellato la residenza a Roma. Siamo riusciti a fargli avere Modesta Valenti. Adesso, questo quindi è sempre stato residente in qualche modo, prima a Roma, poi non si sa bene come, adesso è di nuovo residente a Roma. Questo rientra tra i residenti, il requisito della residenza? Ma lei si riferisce al requisito della continuità, quindi? Sì, per la continuità. La continuità. Scusi, non ho capito. Da quando era stato residente? È stato residente a Roma dalla nascita fino a 10 anni fa. 10 anni fa. 10 anni fa o 8 anni fa. L'hanno cancellato per tutta una questione, i fratelli, eccetera, eccetera. Che si fa riferimento è rimasto così. È rimasto così senza residenza, però ha un certificato anagrafico storico in cui risultava che è stato comunque residente a Roma. In realtà il decreto parla degli ultimi 5 anni. E quindi non può fare la domanda. In realtà... Paolo, scusami, ma è cittadino italiano o straniero? Italiano. Ma no, ma se è cittadino italiano... Cioè, la residenza nel caso di stranieri. Certo, se ha la cittadinanza, allora i requisiti cittadinanza e residenza vanno intesi cumulativamente, ma non per il cittadino italiano, ovviamente. Ah, ok, va bene, Avere la perfetto, residenza. Grazie. Ho capito, grazie, grazie. Adesso, però, cercavo... sì, chiudo. C'è anche... Vi ringrazio. Sì. C'è anche l'iPhone di Patrizia, ma non è Patrizia, evidentemente ci dice come si chiama anche, che ha alzato la mano. No, va bene così. Allora possiamo, nella chat c'era un'altra domanda. Che cos'è la scala di equivalenza? Chiede Evelina. Benissimo. Allora approfitto. Poi aspetta, Roberto parla di con il permesso di soggiorno provvisorio possono richiederlo sì. gli stranieri? Sì. La risposta è sì. Che passaggio, il passaggio dal reddito di cittadinanza ad assegno di inclusione, quali tempi prevede? Chiede Luigi. E invece Cristina dice, stesso nucleo anche in caso di convivenza fra estranei che coabitano per problemi economici? Allora, se hanno la residenza, partiamo dall'ultima, se hanno la residenza presso lo stesso indirizzo, sì. Che coabitano non è che si possa avere se per problemi economici, ma comunque la residenza allo stesso indirizzo consente, sì. Il passaggio da reddito di cittadinanza a assegno di inclusione, quali tempi prevede? Non ci sono tempi, nel senso dal 1 gennaio 2024 il reddito di cittadinanza non ci sarà più se lei intende l'erogazione dell'assegno di inclusione. L'assegno di inclusione, come ho detto prima, prevede tutta questa procedura, la richiesta e tutto, la carta viene consegnata entro 7 giorni dall'attivazione del patto di attivazione digitale. Vi ricordate il primo patto che sottoscrive tutto il nucleo? Ma i soldi, detto in parole povere, confluiranno sulla carta dopo un mese. Un mese dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Stranieri non... posso aggiungere una cosa? Allora, sì? Per le persone che sanno di particolare disagio dal punto di vista che hanno che hanno delle patologie e quant'altro, il reddito di cittadinanza viene automaticamente trasformato in assegno di inclusione.
cioè non c'è l'interruzione del beneficio per le categorie delle persone che hanno delle disabilità e quant'altro, non c'è l'interruzione del reddito di cittadinanza, c'è la conversione direttamente ad assegno di inclusione, quindi non c'è un'interruzione. Per tutti gli altri invece sì, cioè per L'ha tutti gli altri perso, invece deve riattivarsi. Quello bisogna attivarsi. del permesso di soggiorno provvisorio, se non è il primo permesso, Deve immagino. esserci la continuità, Deve altrimenti non può esserci la fare. continuità dei 5 anni di residenza, come dicevamo prima. Che cos'è Altrimenti non può qua la scala di equivalenza? fare. Ha detto, scusami, 5 anni di continuità e 2 nello stesso posto. Sì. E che cos'è la scala di equivalenza? Allora, la scala di equivalenza va capita parlando di ISEE, nel senso che l'ISEE, credo lo sappiate tutti, no? È un valore che è dato dall'indicatore della situazione economica equivalente proprio per questo, no? Perché l'ISEE si calcola facendo la somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare della famiglia, di tutta la famiglia, applicando un coefficiente che è la scala di equivalenza, perché capiamo bene, cioè due nuclei che hanno, supponiamo per assurdo, lo stesso identico reddito familiare, lo stesso identici beni patrimoniali immobiliari, non sono uguali perché potrebbero avere 3 figli, 2 figli, un figlio, un disabile. Quindi la scala di equivalenza è quella che invece si occupa, lasciatemi dire, della composizione del nucleo. E allora l'ISEE cambia in base all'applicazione di alcuni coefficienti che costituiscono la scala di equivalenza, quindi il numero dei soggetti, se vi sono dei disabili, se vi sono dei minori, ma addirittura c'è un coefficiente per chi ha preso la maturità con lode, cioè per dire, ecco, sono i coefficienti, partono ovviamente da uno, un componente, faccio degli esempi. Così, per esempio, lo 0,35 si aggiunge per i componenti che hanno ricevuto, come dicevo prima, la maturità con lode. Il coefficiente passa a 2,85 se la famiglia ha 5 componenti. Aumenta di 0,4 se ci sono minori, può arrivare a 2,2 in caso di disabili. E questo, però, io vi do il riferimento perché è utile, nel decreto lavoro ne parla l'articolo 2. Comma 5, no, comma 4. Il parametro della scala di equivalenza corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, quindi fragilità, minori, disabili, eccetera, è pari a 1 ed è incrementato fino a un massimo di 2,2, poi 0,50 per ogni componente con disabilità o non autosufficiente, 0,40 per i componenti di età pari o superiore a 60 anni, 0,30 per chi è in condizione di grave disagio, è impossibile saperli a memoria. Comunque è questo, cioè l'ISEE è composto, è una valutazione complessiva che è basata anche su questa scala di equivalenza. Allora, Perché lui. ovviamente anche il beneficio poi, no? Quando dicevo il beneficio è 6.000 euro, arriva fino a 6.000 euro, moltiplicati per la scala di equivalenza, i coefficienti di scala di equivalenza. Allora, c'è Spero la di essere stata richiesta. chiara Faccio questa. presente il caso di una madre e figlio che coabitano ma hanno residenze diverse. La madre ha Modesta Valenti e il figlio ha gli arresti domiciliari. La madre potrebbe godere dell'assegno? Beh, come unico componente del nucleo, non con il figlio. Dove ce l'ha gli arresti domiciliari? Sempre nello stesso posto? Non No, lo vabbè, abbiamo Modesta spiegano. Valenti. Comunque questo. Ah, ho detto Dove che... Dove è domiciliato però il figlio? Se, perché se il figlio è domiciliato presso la mamma? Perché per avere gli arresti domiciliari tu devi essere domiciliato presso qualcuno. Non può essere domiciliato presso la mamma perché la mamma è residente a Modesta Valenti, però ha un domicilio. Se il figlio ha lo stesso domicilio della mamma, potrbe non accedere alla misura. Non l'ultima è so un se mi sono sì. spiegata. Poi casomai diamo la parola al tema. Il figlio vive in una casa popolare, dice. Insieme alla madre, quindi.
Facciamo un controllo prima di... Va bene, vediamo. E invece le slide, domandano delle slide, le slide saranno pubblicate insieme al video. Possiamo andare avanti e poi tanto al termine lasceremo i microfoni aperti e quindi si potrà intervenire di nuovo. Va bene. Allora, passiamo adesso. Vedo Elisabetta anche alzata la mano, però rimandiamo a dopo, così continuiamo e... Sì. Prego. Anche perché il supporto per la formazione del lavoro ha gli stessi requisiti per accedere dell'assegno di inclusione, quindi saremo ne parliamo un po' in via un po' più discorsiva, diciamo che come abbiamo detto, sempre una misura introdotta dal decreto lavoro in sostituzione del reddito di cittadinanza insieme all'assegno di inclusione. Questa è una misura, come ho già detto prima, che è volta a favorire l'attivazione al lavoro, quindi qui si parla di lavoro, non sono più attività sociale, lavoro, delle persone, come dicevo, a rischio di esclusione sociale e lavorativa, e quindi si attua attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione lavorativa, professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro, di politiche attive del lavoro. E anche, vedremo dopo, vi è incluso il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività in campo culturale e sociale. Allora, a chi spetta? E qui va subito compreso per chi è questa misura. È proprio per i singoli componenti di quei nuclei familiari che, adesso dirò perché, non possono percepire l'ADI, però sono quei componenti di età fra i 18 e i 59 anni, quindi attivabili al lavoro, con un valore dell'ISEE familiare in corso di validità non superiore a 6.000 euro l'anno, che hanno il loro nucleo, ha gli stessi identici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno e anche economici previsti per l'ADI, ma non può percepire l'ADI perché... Perché nel nucleo non ci sono minori, disabili, over 60 o soggetti in condizione di svantaggio presi in carico dai servizi sociosanitari. Questo era il requisito principale, no, per ottenere l'ADI, quindi manca questo requisito. E quindi a questi soggetti viene data la possibilità di percepire il supporto per la formazione e il lavoro. Che cos'è? È un'indennità. Quindi parliamo, diciamo subito, che consiste in un'indennità. Diciamo da quando si può percepire, quindi è già in operativo dal 1 settembre 2023 e da settembre, ora che c'è ancora il reddito di cittadinanza, è prevista per chi lo ha perso perché erano occupabili. Dal 1 gennaio invece andrà ad affiancare l'assegno di inclusione, come ho detto prima, per i nuclei per coloro 18-59 anni che fanno parte di quei nuclei che non possono percepire l'assegno di inclusione. E consiste in un'indennità mensile di 350 euro che viene erogata con un bonifico, questa volta non ci sono carte, con un bonifico dall'INPS direttamente, però presuppone l'obbligo di partecipare a queste iniziative, a questi progetti di formazione, di qualificazione professionale di cui abbiamo detto, perché vedremo che se l'obbligo viene violato c'è prima una sospensione e poi si deve. I requisiti qui sorvolo perché sono gli stessi identici di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti sempre in via cumulativa, sempre dalla data della domanda e sempre per tutta la durata del beneficio, previsti per l'ADI, con l'unica differenza per quanto riguarda i requisiti economici che il valore dell'ISEE familiare anziché non superiore a 9.360 euro annui non deve essere superiore a 6.000 euro l'anno per percepire questo supporto. Quindi cittadinanza, residenza, e invece gli altri requisiti ne abbiamo qualcuno in più perché ripeto quello della mancata sottoposizione a misure cautelari personali, misure di previdenza, assenza nei 10 anni antecedenti alla domanda di sentenze definitive di condanna a qualsiasi reato o patteggiamento. Non essere disoccupato a seguito adesso non si parla più di nucleo, perché questo supporto lo percepisce il soggetto, quindi qui non ci sono più problemi in capo al nucleo, in capo al soggetto, qui parliamo solo di richiedente.
che deve aver assolto il diritto dovere all'istruzione, quindi o essere in corso di assolvimento oppure aver ottenuto il proscioglimento. Non so se sapete, casomai poi potete fare delle domande. Comunque l'obbligo di istruzione si dura 10 anni, no? Le scuole medie, le scuole elementari medie, 2 anni di liceo, però a 16 anni si può essere prosciolti, ci sono vari casi di proscioglimento, comunque bisogna averlo assolto. Poi in generale, come ho detto prima, non bisogna avere i requisiti per accedere all'assegno di inclusione. Seguire assolutamente gli specifici, è un obbligo, abbiamo detto, di seguire i percorsi che sono stati assegnati. E aver, anche qui come nell'ADI, aver comunicato il rapporto di lavoro avviato all'atto della domanda e ogni altra variazione occupazionale che intervenga nel corso dell'erogazione, ma sempre con riferimento al superamento della soglia di reddito, che è sempre 3.000 euro annui. Poi l'obbligo, abbiamo detto che il beneficiario è tenuto ad aderire a queste misure di formazione, sono state pensate per lui, ma anche scelte, perché in questo caso, e lo vedremo poi nella modalità di richiesta, il beneficiario può autonomamente individuare il percorso che fa per lui. E oltre all'obbligo di continuare ad aderire e quindi a portare avanti queste misure di formazione, deve dare conferma anche qui lui, con modalità questa volta telematica, non bisogna presentarsi necessariamente ai centri per l'impiego. Basta con modalità telematica ogni 90 giorni. Revoca, sospensione e decadenza, mi riporto anche qui a quello che abbiamo detto per l'ADI, però oltre a quei casi, diciamo sommariamente che si decade in caso di mancata adesione, rifiuto o abbandono dell'attività pensata per questo soggetto e rilevata attraverso il SISL. Ossia, il SISL rileva subito queste inadempienze, ma anche i servizi competenti possono rilevarle e trasmetterle al SISL. E il beneficio rimane invece sospeso in caso di mancata conferma dell'attività, questo che dicevo prima, di presentarsi ogni 90 giorni, non di presentarsi, scusate, di telematicamente dichiarare ogni 90 giorni che il soggetto sta continuando a svolgere questa attività. Questo beneficio, questa indennità è incompatibile con il reddito di cittadinanza, con la pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o sostegno al reddito per la disoccupazione. Qui è proprio l'incompatibilità. E la domanda, allora, la domanda può essere presentata dal primo, poteva essere presentata dal 1 settembre o qui. Solo dal sito, cioè o direttamente dal sito internet dell'INPS tramite SPID, CIE o CNS, in un'apposita sezione che esiste sul sito dell'INPS, che è appositamente dedicata al supporto per la formazione e lavoro, dove vi consiglio c'è anche un tutorial con tutte le istruzioni per inviare proprio la domanda ai servizi competenti. O presso gli istituti di patronato, anche qui dal 1 gennaio 2024, presso i CAF che hanno stipulato convenzione con l'INPS. Che succede? A seguito della domanda, quando l'INPS avrà valutato positivamente a seguito dell'istruttoria la domanda, l'INPS informa il soggetto che ne ha fatto richiesta che deve accedere al portale, iscriversi al portale del SISL e sottoscrivere il PAD, il patto di attivazione digitale. Qui poi però nel patto di attivazione digitale il beneficiario deve indicare almeno 3 agenzie per il lavoro o altri enti autorizzati all'attività di intermediazione per il lavoro per ricevere le offerte più adatte al suo profilo. Dopodiché viene convocato, anche qui deve sempre autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda in questa prima fase, mentre poi viene convocato per sottoscrivere il patto di servizio personalizzato, in cui deve anche impegnarsi a seguire questo percorso e
e qui potrà ricevere o, come dicevo prima, potrà essere anche lui a individuare autonomamente queste offerte di lavoro, programmi e tirocini attraverso il SISL, questa grandissima piattaforma. Il beneficio dura per tutta la è erogato per tutta la durata della misura, ma con un limite massimo di 12 mesi e questa volta non è rinnovabile. Questo tipo di beneficio non è rinnovabile, si può avere una volta sola. Ho finito anche qui, spero, come aveva detto Beatrice, ho detto più cose durante l'ADI perché poi molte cose si ripetono per il supporto per la formazione e il lavoro. Ma anche alcune cose sono diverse, quindi bisogna stare attenti a non confondere le due misure. Per informazioni potete utilizzare Allora, sia la mail dell'ARC sia io l'ufficio. lascio, adesso aprirò i microfoni, vi chiedo di non accavallarvi. Beatrice, se vuoi togliere, ecco, perfetto. C'è già Elisabetta che aveva alzato la mano da prima, quindi iniziamo da lei. Può attivare l'audio. Sì, buonasera. Vai Elisabetta, dici, chiedici. Allora, senta, ho una persona di 55 anni. Non si sente molto bene. Un attimo. Pronto? Sì. Eccoci. Sì. Ok, adesso mi sentite bene? Sì, perché prima era disattivato. Allora, una persona di 55 anni, invalido al 100% con casa di proprietà. Può aderire all'assegno di inclusione? La casa di proprietà bisogna vedere, come ho detto, non deve eccedere un valore IMU di No, no, 150.000 no, euro. assolutamente. Ok? Sì, se ha tutti gli altri requisiti. Ok, perché gli hanno sospeso il reddito di cittadinanza, ancora non gliel'hanno dato, quindi da quello che ho capito, una volta decaduto il reddito di cittadinanza, lui può accedere di conseguenza all'assegno di inclusione, Se è giusto? decaduto, dovrà fare una nuova domanda. Altrimenti, Ok, va bene. come diceva Beatrice, no? Chi lo sta ancora percependo continuerà a percepirlo sotto forma di assegno di inclusione. Ok. Cambieranno ecco. Però chi lo ha già perso deve fare una nuova domanda. Detta Va bene, vi ringrazio. così, mi sembra che i requisiti ci siano, ma poi vanno controllati tutti, quindi tutto, i requisiti economici soprattutto. Ok, grazie. Evelina chiede, è possibile indicare una distanza massima dal domicilio per le adesioni a formazione lavoro? Proposte su luoghi troppo distanti dal domicilio potrebbero essere irraggiungibili. È possibile indicare una distanza massima? No, non è possibile chiedere che ci sia una, perché lo prevede già il decreto. Lo prevede già il decreto questo, c'è una norma, sono stata a dire, ma l'avete vista? Prevede le varie distanze, cioè quando non si può rifiutare un'attività lavorativa, però c'è tutta una distinzione perché dipende se lavora a tempo determinato, indeterminato. Boh, se lei ha il caso preciso, le posso rispondere, altrimenti vi posso indicare la norma comunque. Eccola qua, l'articolo 9, offerte di lavoro e compatibilità con l'assegno di inclusione, è il comma 1 bis. Anzi, no, è tutto l'articolo 1, lettera A, B, C, D e poi c'è il comma 1 bis. Alina che può intervenire. Grazie. Io volevo chiedere, ho già fatto la domanda per il supporto per la formazione e il lavoro. Nel caso si tratti di ragazzi che hanno superato i 18 anni, ma sono studenti universitari
o stanno già seguendo un corso, non so, di quei corsi professionali degli enti locali, hanno comunque diritto a questo sostegno oppure quello è condizionato alla tipologia di formazione che viene proposta Allora, dall'ente non ci pubblico? sono preclusioni in questo senso. È chiaro che se verrà instradato il giovane interessato a un percorso, lo dovrà seguire. Ma anche se già sta studiando, sta già seguendo un corso professionale o frequenta Quali l'università? sono quelli gratuiti della regione? Sì. Non so se c'è incompatibilità in questo caso, perché già di fatto lui già usufruisce di un beneficio, quindi non so Beh, se sì, però non allora, abbiamo lo detto so. che il patto per la formazione e lavoro è incompatibile non solo con pensione di cittadinanza e reddito di cittadinanza, ma con ogni altro, abbiamo Beneficio? detto, no, con ogni È altro logico, è strumento utile logico. all'integrazione e sostegno, quindi Dovrebbe essere se già percepisce un sostegno, no. assolutamente illogico. Ma Allora, sotto scusami, forma, una quello è sotto domanda forma. sulla chat. Come si supera la discrasia temporale tra l'ISEE riferito all'anno precedente e la situazione reale al momento della domanda? Con l'ISE corrente. Si fa l'ISE corrente, è un ISE che dura 6 mesi e poi deve essere rinnovato. Bene. Allora, se non ci sono interventi, altre domande, Chimena è stata chiarissima. Posso, se non ci sono interventi, posso aggiungere alcune cose, possono Sì. magari essere interessanti, per esempio, questa compatibilità dell'ADI con reddito da lavoro, dipendente oppure autonomo, di impresa. Ho già detto che non c'è incompatibilità, quindi si può chiedere l'ADI e anche in corso di erogazione dell'ADI si può essere avviati a un lavoro dipendente. L'unica cosa, questo l'ho già detto, bisogna comunicare la variazione di reddito, cioè un reddito percepito oltre la soglia di 3.000 euro all'anno. Questo perché? Perché all'INPS la comunicazione che uno lavora arriva se è un lavoro dipendente. Quello che bisogna comunicare è il superamento dei 3.000 euro. Perché? Perché varierà l'entità dell'integrazione economica che il nucleo familiare intero percepirà, quindi diminuirà. Per quanto riguarda il lavoro, e questo è la mancata comunicazione entro 30 giorni è causa di sospensione del beneficio. Se poi per 3 mesi il soggetto omette ancora di comunicarlo, decade tutto il nucleo, quindi è delicata la cosa. Un'altra cosa che non ho detto è che nei casi di decadenza, in caso in cui si verifichi una decadenza, un altro componente del nucleo può richiedere il beneficio, ma devono essere trascorsi 6 mesi dal provvedimento di decadenza, non prima di 6 mesi. Mentre quando si è revocato il beneficio perché il soggetto è in corso in reati, allora bisogna aspettare 10 anni. E, tornando al reddito da lavoro autonomo, anche o di impresa, è compatibile con l'ADI. Qui però è un po' più complicato perché bisognerà valutare, l'INPS sì, dovrà fare un calcolo per cassa tra reddito, compensi, spese sostenute e sempre se la soglia è sempre 3.000 euro. Se il reddito non supera i 3.000 euro, adeguare l'entità del beneficio, Il nucleo segreto è familiare. la comunicazione, Chimena, diciamolo, il segreto è La fare comunicazione. La le comunicazione. comunicazioni all'INPS, La comunicazione non deve mancare, esatto. perché alla fine l'INPS in un modo o nell'altro lo scopre e si decade. Quindi la Esattamente. sospensione ti permette di avere l'assegno di inclusione, la decadenza devi aspettare per poi ripresentare la domanda. Quindi questo è importante che venga percepito dagli assistiti.
Esattamente, le comunicazioni. Giancarlo che ha alzato la mano. Grazie, se posso chiedere per vedere se ho capito. Famiglia, marito, moglie, ragazza di 19 anni all'ultimo anno del liceo e ragazzina di 10 anni. Stranieri, ma da 10 anni con permessi di soggiorno tranquillamente. È in affitto. Il marito lavora e fa l'autista e percepisce 1.100 euro al mese. Diciamo che la mamma potrebbe fare la domanda per il nucleo, per l'assegno di inclusione, denunciando ovviamente lo stipendio del marito, Sì. giusto? Quanto E in è una certa misura. il reddito Il reddito ambra? del No, marito però credo che sia sempre 1.100 euro netti, mi sa. bisogna vedere quant'è il reddito anno, i requisiti economici sono il reddito, Sì, no, non l'ISE. hanno case, non hanno niente, voglio dire. Al contrario, pagano un affitto di 400, qualcosa del genere, al mese. Quindi in queste situazioni comunque vale la pena fare la domanda al componente che non lavora, visto che poi sono quattro, quindi l'ISEE si abbatte molto, no? Per quanto il marito guadagni 1.100 euro netti, che saranno 1.300, 1.400 lordi, quindi 20.000 l'anno, ma non avendo una casa, non avendo un conto Poi c'è un corrente, minore. c'è un minore di 10 anni e una maggiorenne, ma che studia, ha appena fatto 18 anni, E ce l'ha quanto è di 19. sé? Io non lo E so. ora non ce l'ho a portata. E comunque no, l'assistiamo con i pacchi, quindi è sotto 6-7 mila euro di 6. Però credo che questi 6 sia quello del penultimo anno e non so se il marito già aveva reddito da lavoro dipendente, perché è stato Automobili, usato. motoveicoli? È una macchina, sì, una Non sopra i macchina. 1.600 cavalli, No, no, per immatricolata nei cilindrata. 36 Sì, mesi antecedenti. è questo lo dobbiamo vedere, è certo. Però idealmente, perché è ovvio che voi dovete avere le singole carte, no? Quindi non discuto. Sì. E quindi non è Cassazione quello che lei sta dicendo, lo capisco. Ma Non idealmente è mai vale la pena Cassazione quello che dico io comunque. non è vero, invece dice cose molto interessanti e corrette. Vale la pena lavorarci? Sensazione, dico, oppure Cioè, sono due casi io che dico che vale sempre appelle, la pena. no, che appelle dice no, ma così combinato sicuramente non lo prende, questo intendo dire. Sono valori che permetterebbero ancora, Ora perché il coefficiente diviso 4, voglio dire, non lo abbatte molto, quindi probabilmente e ci chi me sta la se nella. mi posso permettere, io lo manderei a un patronato o a un CAF, diciamo, convenzionato. Io più a un Quello patronato, per quanto mi che ci fiducia. sta chiedendo lei in questo momento, non Vi possiamo ringrazio. dirgli di sì. No, Non è no, 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 ma no. Cassazione, ma non possiamo dirle di sì, cioè nel Siete senso molto che... No, affettuosi perché del ci sono mille consiglio, ma variabili, chiaramente. diciamo che noi abbiamo parlato di requisiti, no? In generale abbiamo fatto Sì, delle sì. slide, però ci sono mille variabili, No, quindi... ma questo è scontato. La mia paura è solo di ingenerare una. È chiaro che vanno a La caso qualcosa. speranza. Ecco, quello era solo quello. Da Diglielo, come ma. ce allora, cioè, Giancarlo, da come ce l'hai presentata te, la Quindi risposta potrebbe essere sì. Perché vale la comunque pena andare a hanno un vederla. reddito, hanno un ISEE che ci rientra, sono in quattro e ci sono le condizioni, però nello stesso tempo non abbiamo la Perfetto. certezza che No, possano questo, però non al perdiamo tempo a dire vai al CAF, perché potrebbe darsi che è una bella sorpresa. patronato, il CAF ci si va al Patronato, al patronato. patronato. Sì, ok. Grazie, Gabriella. grazie. Allora, Giancarlo mi ha suggerito di partire dagli esempi pratici per riuscire a capire meglio. Da noi stanno venendo molte famiglie egiziane, vuoi per l'emporio, vuoi per pacchi viveri, eccetera. Nucleo familiare composto da stranieri, molti egiziani in questo momento, da stranieri lungo soggiornanti, naturalmente con un reddito inferiore, l'ISEE intorno non superiore ai 6.000 euro, nucleo familiare composto di padre, madre e quattro figli minorenni. Ecco, a questo punto il marito lavora, uno degli ultimi colloqui che ho fatto, il marito lavora part-time e percepisce intorno ai 1.200 euro al mese. Ecco, a questo punto la moglie
può chiedere, senza lavoro naturalmente, non ha lavoro, può chiedere il reddito di inclusione? Segno di inclusione. Sì, può accedere. Allora, i requisiti reddituali sono sempre quelli che ha detto Chimena, per cui bisogna Il vedere reddito l'edito di familiare che mi inclusione. preoccupa in questo caso, diciamo, ammesso che i requisiti di cittadinanza e residenza ci siano, no? Come ha detto Sì, lei. lasciamo queste altre cose Ok. E appunto no, da. a me Gabriella Ma non non puoi si può lasciare. dire in base a quanto guadagna il marito, la moglie, cioè ISEE, reddito familiare, questi sono i requisiti E la economici. cittadinanza e la residenza devono esserci tutti i requisiti. Sì, no, dico, quelli Sì. li ho dati per scontati e la signora li può sapere, no? Nel senso, Sì. invece l'ISEE, il reddito familiare, si deve informare e documentare che sia il reddito familiare inferiore a 6.000 euro. 7.500 non ci siamo perché non ci sono over 67 disabili, quindi non può arrivare a 7.500. E l'ISEE non deve superare 9.360, quindi quelli sono Sì, e questi sono i requisiti generalmente che ci vengono la casa, presentati. scusi, la casa stanno in affitto. Sono in affitto. In affitto. E, Quindi patrimonio immobiliare. allora voglio dire, sia la moglie che non lavora, non può lavorare evidentemente perché con quattro figli piccoli non può lavorare. Può essere lei la probabile futura percettrice del reddito di inclusione? Come ho detto prima, il reddito di l'assegno di La inclusione. sì, l'assegno. Il beneficiario è il nucleo familiare, non è il richiedente, lo richiede, ok, ma i requisiti economici devono essere in capo al nucleo. Al nucleo, sì. E Questo è chiaro. comunque bisogna vedere anche. L'edilizia? Non importa se uno non lavora e fa la domanda lui, certo, lo farebbero tutti, nel senso è il nucleo, se poi l'altro invece ha un reddito. Patrizia aveva alzato la mano. Appunto, infatti stavo leggendo Daniela, con uno stipendio mensile di 1.200 euro, il reddito è per forza superiore a 6.000 euro. Ci siamo risposti da soli. A meno che però può essere, lo sarebbe comunque superiore, però vi ripeto, c'è sempre la soglia dei 7.500, quando ci sono due over 60, tutti over 60 o uno over 60 e tutti disabili. Posso proporvi un caso che ci è capitato di recente. Una persona che, di 40 anni che ha una residenza fittizia presso un'associazione e in realtà vive per strada. Una volontaria del centro di ascolto l'ha accompagnato al CAF per capire se c'erano delle possibilità. Al CAF gli hanno detto di fare la domanda per il supporto alla formazione al lavoro, però doveva avere una smart card delle poste con l'IBAN. Ma adesso Non sento che il CAF attualmente non può presentare le domande, ancora, dal primo non gennaio. ancora. E invece questo gli aveva detto di fare subito la domanda, Infatti non io non credo mi che fido sia assolutamente dei corretto. CAF. Scusate. Ecco, e poi questa persona è da sola, è considerata nucleo familiare? Beh sì, certo, il nucleo familiare ce l'hanno tutti, anche i single. Il nucleo Anche i single. familiare composto da una persona, ma è un nucleo familiare, assolutamente sì. Tanto Quindi è vero che quella. l'ho detto, no? Anche nei requisiti per quanto riguarda il valore patrimonio immobiliare del nucleo familiare, no? Ho detto che non deve superare 6.000 euro se per un solo componente passa 8.000, se i componenti sono due. Questo Quindi. vabbè ha un ISEE zero, diciamo, No, perché. però per dire, no? Quindi il nucleo familiare esiste anche con un componente solo, Sì, cioè sì, sì, sì. a questi fini, insomma. Va bene. Antonio, Antonio? grazie. Allora, io faccio la domanda agganciandomi all'esempio che ha fatto prima Gabriella. Se per ipotesi con la famiglia rientrasse comunque nell'opportunità di ricevere l'assegno di inclusione, perché rientra nei requisiti che ci sono stati detti,
non è che eventualmente la moglie, potendo accedere e quindi ricevere l'assegno di inclusione, poi loro comunque scavallano i requisiti e non ne potranno più? Non so se sono stato chiaro. Aspetti, perché l'esempio di Gabriella era quello della signora che non lavora, il marito guadagna 1200 euro. Esatto, okay. Esatto. Posto che da tutte quante, diciamo, gli accertamenti, CAF e quant'altro, loro hanno i requisiti, no? Magari sono al limite e la signora accede all'assegno di inclusione. Non è che quell'assegno di inclusione poi li porta fuori? Vorrebbe portarli fuori? No, è chiaro. Allora, aspettate, un'altra cosa forse. Era un po' particolare, ma volevo dire come si calcola il reddito familiare, cioè cosa ne fa parte e cosa no. Perché allora dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE, tutti quelli in corso di godimento che saranno rilevati nell'ISEE, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, sono incluse le pensioni dirette e indirette e con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE, e non si computa l'ADI, e certo che no, se no altrimenti non si computa l'ADI, quanto percepito con l'ADI, no? Certo. Chiaro. Il reddito di cittadinanza neanche. Ma neanche il reddito di cittadinanza. Tutte le misure di contrasto alla povertà in generale. Quando lei ha definito una misura di contrasto alla povertà, non si computano nel reddito familiare. Cioè, nel senso che se la persona percepisce l'ADI, può anche avere dall'assistente, dal servizio sociale, può percepire anche, esempio pratico, un supporto per l'affitto, cioè l'assistente sociale può dargli il supporto per il pagamento all'affitto. È chiaro, mi sfuggivano le componenti del reddito familiare. No, poi lei me lo chiede perché nel caso di rinnovo, ovviamente. È certo. Era lì che mi preoccupavo, insomma. Dove troviamo il materiale? Verrà pubblicato sul sito del manuale dei diritti, nella sezione formazione. Alberto, l'ho detto giusto? Perfetto. Le slide verranno pubblicate insieme alla registrazione. E anche la registrazione. E anche sul manuale dei diritti. Manuale dei diritti, sezione, hai detto? Formazione. Ah, ok. Cioè, se va proprio alla prima pagina, formazione. Ci sono altre domande? Allora, c'è Antonio che sulla chat chiede: trattandosi di una integrazione, l'ADI ha un minimo? 650 euro. E la no, misura... l'ADI. Ah, no. La misura, un minimo? Minimo è se... No, un minimo no. No, allora, è chiaro che si parte, 6.000 è il massimo, no? E poi viene decurtato in base a quello che uno ha. No, non c'è un minimo. Come reddito di cittadinanza non era previsto un minimo. Cioè, il concetto è sempre lo stesso, cioè, di cittadinanza c'era gente che prendeva anche 100 euro al mese. È un vantaggio questo del sistema, no? Cioè c'è un massimo e poi, secondo me, comunque si prende, perché se ci fosse un minimo invece uno potrebbe non accedere, no? Invece... Qualcuno allora, chiede... chiedono il sito del manuale, lo sto scrivendo, è www.caritasroma.it/manuale dei diritti. Nell'ultima slide del materiale trovate anche l'indirizzo del manuale dei diritti, oltre che i riferimenti dell'ufficio legale. Se volete, ecco, per maggiore chiarezza sul supporto formazione e lavoro, al di là dei vari decreti, che magari può essere complicato, abbiamo aggiunto di recente una circolare, il decreto è di maggio, come sapete, ma c'è stata una circolare dell'INPS solo sul supporto per la formazione e lavoro, che è del 29 agosto. La circolare INPS 77 è molto discorsiva, è comprensibile, quindi la suggerisco. Non per l'ADI, ma per il supporto, formazione. E poi c'è anche la registrazione del tutor dell'INPS. Che sì, esatto, c'è il tutor che mostra come fare la domanda. Beatrice, vai tu per le conclusioni allora. Beh, grazie a tutti, grazie a Chimena per la disponibilità di stasera per la formazione. Spero che siamo stati chiari, poi per qualsiasi cosa siamo a disposizione, c'è un indirizzo email dove potete fare. Buona serata, non so se volete chiudere con una preghiera o se ci diamo soltanto la buona serata, ditemi voi come preferite. Credo che una preghiera ci stia bene.
Ci sta bene? E allora la faccio io, Alberto? Vai. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti ringraziamo Gesù per questa giornata appena trascorsa e preghiamo finché in questo momento la pace possa regnare e possa arrivare a tutti. Amen. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie, grazie a tutti, grazie buona a tutti. Serata. Grazie a tutti. Buona serata. Alla prossima. Grazie. Buona serata. Ciao. Buona serata, ciao. Grazie. Grazie. Allora, grazie a voi. L'ultimo mercoledì a partire da questo di ogni mese, vero? Sì. Gli aggiornamenti? Sì. Se vi va, ci vediamo l'ultimo mercoledì del mese per un argomento. Se avete degli argomenti particolari di cui volete parlare, potete tranquillamente scrivere. Perfetto. Altrimenti i centri di ascolto, le prefetture o i consigli pastorali possono chiedere, facciamo anche qualcosa di più piccolo per, dedicato ecco, ai centri di ascolto e alle prefetture. Ci sarà comunque un avviso per l'ultimo mercoledì? Sì, sì, con le solite modalità, newsletter, invito, email, certo, quelli iscritti, certo, quindi certo. Ottimo. Come sta? Sarà il 29 novembre. Perfetto. Ciao, grazie. Ah, bella! Il 29 novembre ha detto grazie. Sì. Bene. Arrivederci, ciao grazie. A tutti, grazie. Buona serata. Arrivederci. Grazie. Grazie.